Comunque questa rassegna dei campionati italiani assoluti di tuffi, l'ultimo appuntamento Oscar Bertone prima tra meno di 2 settimane dei mondiali che vedrà ovviamente l'Italia tra le grandi protagoniste, oggi protagonisti con le ultime gare, soprattutto la coppia formata da Andrea Chiarabini e Giovanni Tocci, con Chiarabini che vincendo il sincro dai 3 metri insieme a Tocci conclude il suo personale triplete, una medaglia al giorno in questo lungo weekend di gare. Sì, un bello stato di forma di questa coppia, una coppia che sta crescendo, sta maturando. Alle spalle pochissimi tuffi insieme, ma hanno dimostrato, inserendo coefficienti di difficoltà altissimi, di essere una coppia che potrà fare parlare di sé. Felicità anche per il già pluricampione italiano dalla piattaforma Michael Verzotto, che si è confermato il suo 416,05 finale con meno di un punto, però di differenza su Francesco Dell'Uomo, medaglia d'oro anche per lui. Sì, una buona prestazione, anche perché non era proprio al massimo a livello fisico, aveva qualche problema alla mano, però è riuscito comunque a portare a casa il titolo italiano. Brava, esattamente come Elena Bertocchi prima nella gara del metro femminile, anche per lei medaglia d'oro e dunque prima dell'ultima, proprio l'ultima rassegna prima dei mondiali, un'Italia che arriva in forma anche grazie a queste medaglie Ha conquistate. consolidato la sua posizione da 1 metro, insieme a Tania Cagnotto sarà lei appunto a gareggiare da questa specialità ai mondiali di Kazan. Nello scenario di Forone, invece.